L'esperienza di mobilità internazionale degli studenti bosniesi nasce dalla collaborazione con l'associazione Luciano Lama, che è stato attraverso Pino Castellano il vero input per la progettazione di questi appuntamenti seminariali tenuti dai docenti del corso di laurea in lettere della Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione dell'Università di Enna. Il progetto è stato stilato dall'Ufficio Relazioni Internazionali insieme ai docenti del nuovo corso di laurea triennale in lettere della Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, dai colleghi del corso di laurea magistrale in architettura della Facoltà di Ingegneria e di Architettura. I 7 appuntamenti sono caratterizzati da un approccio seminariale alla diffusione della lingua e cultura italiana a partire dal contributo che la Sicilia ha dato storicamente al patrimonio archeologico italiano, non solo archeologico italiano, ma anche letterario. Gli studenti provenienti dalle 4 università sono studenti che appunto approfondiscono nelle università di provenienza la lingua e la cultura italiana. Sono università con cui la Core di Enna aveva già stilato dei protocolli d'intesa per attività di mobilità, per attività di studio e di ricerca, con uno scambio reciproco sia di studenti che di docenti. Quindi, a partire da queste convenzioni e quindi da questi protocolli che sono stati realizzati in passato e forti anche dalla collaborazione con l'associazione Luciano Lama di Enna, questa università, attraverso l'Ufficio Relazioni Internazionali e i docenti del corso di lettere, intende promuovere ancora di più gli scambi culturali non solo di studenti, ma anche di docenti per ulteriori attività scientifiche. Abbiamo ricevuto una lettera dall'ambasciatore italiano che è in Sarajevo per questi studenti che sono di Sarajevo, Banja Luka e Mostar, e ho deciso di, cioè i nostri professori hanno scelto a noi che siamo così dire, i studenti migliori dell'italiano del nostro anno. Io ho scelto perché mi piace conoscere nuove culture, mi piace conoscere la nuova gente. Se mi avete detto che non so, se un anno fa mi avete detto che sarò adesso in Sicilia, non ve lo crederei. Una cosa molto bella, molto, molto nuova e tutto è così detto perfetto. Aspetto, cioè, conoscere la nuova gente, parlare un po' d'italiano, imparare qualcosa di nuovo. Sto studiando italiano perché è una lingua molto, molto allegre, come la gente, è una lingua, posso dire, sorridente, cioè l'allegre, la grande. Voglio fare tutto lo che. Tutto che si collega con le lingue, cioè io studio, io amo le lingue, studio italiano e tedesco e voglio essere professoressa, voglio viaggiare. L'idea parte naturalmente dall'ambasciatore in Bosnia e Erzegovina, italiano, Nicola Minasi, in occasione della presentazione del libro che ho scritto su questa vicenda che dura ormai 25 anni, mi ha suggerito questa cosa e subito lui stesso, con tutto il personale dell'ambasciata, si è messo al lavoro per la selezione. Naturalmente noi come organizzazione non governativa accogliamo questa proposta, nel senso che oltre ai problemi di natura umanitaria, di solidarietà, affrontiamo questioni che riguardano la cultura e quindi l'espandersi della cultura siciliana, italiana in generale. Certo, l'occasione ghiotta ci viene offerta da questo gioiello che è l'Università Core di Enna, che come poc'anzi ha illustrato la professoressa Muscarà, è all'attenzione, diciamo, di parecchie realtà. Per cui credo che sia da questo punto di vista una specie di obbligo da parte nostra dare un contributo a quello che oggi inizia. E sono davvero contento non soltanto per la partecipazione di un collettivo di studenti molto, molto seri e soprattutto preparati,
ma sono altrettanto contento perché abbiamo avuto la certezza che questa è soltanto la prima iniziativa, perché ne seguiranno tantissime altre di diverse indicazioni. E quindi noi naturalmente auspichiamo che questa collaborazione tra la ONG Luciano Lama, l'ambasciata di Sarajevo con l'ambasciatore in testa e quindi anche l'università con la professoressa Muscarà, e andremo avanti a fare delle cose molto belle che saranno utili non soltanto per noi ma anche per i ragazzi della Bosnia-Herzegovina.